19 febbraio 1997. Muore a Pechino Deng Xiaoping, leader della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 1990. L'uomo del Sichuan, che misurava 1,5 metri d'altezza, fu l'architetto della riforma economica più sbalorditiva della storia, attraverso un aspro processo di lenta ma irreversibile apertura al mondo fuori dai confini cinesi. Time gli dedica una copertina già negli anni 70. Scrive Ezra Vogel, autore di una biografia monumentale: aveva davanti una sfida senza precedenti. Nessun paese comunista era mai riuscito a riformare il proprio sistema e produrre una rapida crescita economica. Figuriamoci un paese con 1 miliardo di persone più o meno nel caos. Invece Deng ha successo, riuscendo a incorporare nel sistema elementi di libera impresa. Gli effetti sono ben visibili ancora oggi. Diverso l'atteggiamento riguardo all'ortodossia politica. Nell'agosto 1980, nel suo discorso sulle riforme del sistema del partito e dello Stato, ammette la necessità di un cambiamento, ma temendo che il paese torni nel caos, persegue la stabilità come condizione irrinunciabile. Di fatto, lo strapotere del Partito Comunista resta un dogma. Massima autorità del paese, anche dopo l'uscita dal Comitato Centrale del Partito Comunista, gioca un ruolo decisivo anche durante la crisi della primavera 1989, culminata nella repressione di piazza Tiananmen a Pechino. A partire dal 1995, ormai novantenne, si ritira lentamente dalla scena politica. Non scrisse mai un'autobiografia, conosceva i danni del culto della personalità. Due cose amava sinceramente: la Cina ed il partito, strettamente intrecciate l'una all'altra. A 16 anni era stato mandato a perfezionare gli studi in Francia. Non tornò mai nel villaggio dove era nato.